Ciao a tutti spiegatori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mezzo super particolare, ho alla mia destra una bellissima microcar elettrica. Facciamola subito vedere. Vi prendevo in giro, stiamo inquadrando in questo momento un bellissimo Ford Raptor del 2017 di una colorazione a mio gusto proprio bellissima. Lascio qui sotto in descrizione su Instagram, andate tutti a seguirlo, msblu48, e iniziamo subito. Vorrei proprio elencarvi le piccole caratteristiche, piccole si fa per dire, perché comunque stiamo parlando di un motore, passatemi il termine, della Madonna, un 3500 V6 che eroga, ragazzi, 450 cavalli. Ci spostiamo un attimo subito sulle gomme, perché come potete vedere sono immense. La gommatura non la so, ma la leggiamo subito in diretta. One hour later. 315/70 R17. È un carro armato in tutti i sensi. Se vi spostate qua sul lato potete vedere che queste gomme, questo passo larghissimo, gomme che sporgono, gli accessori che ha montato la rendono davvero cazzuta. Barre a LED doppia, 30.000 lumen, totale di 60.000 lumen, fari a matrice di LED che proiettano a una distanza di 800 metri, ragazzi. Poi che dire, la macchina parla da sola, le linee parlano da sole, griglia imponente con scritto Ford, prese d'aria sul cofano. Ci spostiamo sul lato, che dire, mi viene da dire soltanto è immensa. Spostiamoci invece sul posteriore, bellissimo anche questo accessorio che va a coprire il cassone, in resina rigida, con lo stesso colore della carrozzeria, questo blu magnifico. Però sono curioso, vediamo quanti cadaveri ci stanno all'interno di questo cassone. Che dire, apriamo, ce ne stanno. Qui davanti, come potete vedere, c'è uno stacco del cassone, ma perché ha messo un bellissimo compressore, per che cosa? Lo vedrete più tardi. Ovvero un accessorio che la rende ancora più imponente sulle strade, la rende, come posso dire, un camion in tutti i sensi. Adesso chiudiamo e ammiriamo l'imponenza di questa macchina. Scarichi enormi, paraurti in ferro, tutta qualità americana, loghi abnormi, perché se non sei americano non fai le cose in grande. Instagram ancora del mio Mattia, msblu48, andate tutti a seguirlo. Per chi non lo sapesse, la macchina l'ho acquistata da Fioravanti Motors, un importatore di auto. Se siete interessati di acquistare macchine di questo genere, andate a vedere il sito internet. E ragazzi, giuro, la linea mi fa impazzire. Anche come potete vedere, i fari sono messi incavati dentro nella carrozzeria, fari naturalmente a LED. Questa è la freccia, quindi bisogna stare attenti. Mi stavo dimenticando di dirvi, riprendi qui sotto, leggili bene, sospensioni di serie della Fox. Ragazzi, macchina che è in grado davvero di scalare le montagne. Ora vi mostro molto brevemente gli interni, anche perché quando farò il test drive ve le mostrerò molto meglio. Però ci tenevo a farvi vedere questa cosa, il salotto. Come potete vedere, anche la distanza che c'è tra il sedile posteriore e quello anteriore, che è impostato sulla mia guida, 1,80 m, quindi ce n'è di spazio. Passiamo a vedere anche davanti. Piccola chicca, codice di sicurezza, per farvela breve, cosa serve? Andate in montagna, al mare, lasciate le chiavi dentro, chiudete il portellone, chiudete la serratura tramite codice, andate a farvi il tuffo in mare senza portarvi niente, costume basta, rientrate, inserite e aprite la porta. Comodissimo, solo roba americana. Ora ci sto più di tanto, perché qua la qualità parla da sola. Palette stile supercar, queste mi fanno impazzire. E siamo su un pick up, ragazzi. Apriamo il cofano e andiamo a vedere di che pasta è fatta questa macchina. È molto pesante. Ed eccolo qua, Ford Performance. È lo stesso motore che monta sulla Ford GT. Cosa cambia? Naturalmente i rapporti. Questi sono rapporti per, come vi ho già detto, ma come vi ripeto, per scalare le montagne, mentre sulla Ford GT sono rapporti per la pista. Motori incredibili e super affidabili. Ora abbasso il cofano, abbiamo finito di elencare tutte le caratteristiche di questa macchina e direi benissimo che possiamo salire su questo mezzo e iniziare il nostro test drive. Ed eccoci a bordo, ragazzi, sono alla guida di questo bellissimo pick up. Ragazzi, pick up di qualità americana, e lo si nota subito dalla postura, dal comfort, perché qua davvero
sia tutto, non manca niente. Ho portato tipo 50.000 tastini che non ho idea di che cosa potrebbero fare. Non tocco niente perché la macchina non è mia. Macchina incredibile davvero su tutti i punti di vista. È comodissima, ragazzi. È comodissima. Cioè adesso io sto andando tranquillo. Non sento non mi è una minima buca, né il fruscio, né i rumori esterni. Sono davvero isolato. Che dire, poi sono seduto su una poltrona. Il poggiagomiti stazza americana, ce ne stanno 4 di gomiti qua. Come potete vedere alle mie spalle abbiamo il mio pick up, il Dodge Ram. Praticamente stiamo tornando alla zona industriale dove ero prima, perché ragazzi questa macchina, come vi ho già detto prima, monta delle bellissime sospensioni della Fox di serie, che sono in grado davvero di scalare di tutto e di più, di salire sui marciapiedi anche a 100 all'ora e non sentire il minimo spostamento della macchina. È proprio è incredibile. Giuro, mi piacerebbe adesso salire su questa rotonda, tagliarla completamente, tirare giù tutti quei vigneti lì e scendere con nonchalance. E adesso cosa facciamo? Un bel full gas, vediamo. Eccolo. Guardate! Come avete visto abbiamo raggiunto delle elevate velocità subito, nonostante il peso e nonostante non monti un motore V8, ma questo non vuol dire niente, perché un motore V6 biturbo di questo genere, ragazzi, che dire, è capace di fare di tutto di più, di trainare la casa, di rampare su una montagna. Rampare è un po' un gergo del mio paese, di scalare una montagna senza tanti problemi. Sapete cosa voglio fare? Giusto per farlo subito un'ignorantata. Guardate, proprio nonchalance. Nonchalance. Cioè, praticamente io dopo sono arrivato, faccio il mio parcheggio e voilà, ho parcheggiato la macchina, no? Sentite come canta e come spinge. Che mezzo, che mezzo. Fantastica. Come potete vedere davvero, ragazzi, è super 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 accessoriata ed è proprio una macchina studiata su tutti i punti di vista. Questi tastini qua in alto cosa servono? Questi tastini sono tastini appunto che non hanno una funzionalità appena presa la macchina, ovvero uscita dalla fabbrica, ma sono tastini già studiati per accessori che verranno montati su questa macchina. Ad esempio, in questo caso abbiamo montato su le due barre a LED, luci sopra aggiuntive, le luci posteriori, clacson, sono tutti tastini che possiamo configurare a nostro piacimento. Qua abbiamo di tutto di più, sedili riscaldati, ventilati, non sto qua a dire altro, vi faccio vedere subito gli accessori aggiuntivi. Tra l'altro anche questo. Siete pronti? Occhio Mattia che sfaccio, eh? Occhio, eh? Praticamente è un camion, vi dà fastidio qualcuno davanti. Adesso ragazzi faremo gli ignoranti, ovvero entreremo in questo campo qua che non è coltivato, non è di nessuno. Non di sicuro non lo distruggiamo, però facciamo gli ignoranti, a dopo. Eccoci a bordo, stiamo andando a fare qualcosa un po' di pazzerello, io e Mattia. Dove mi porti? In un campo. Però che bei appuntamenti. C'è chi va a cena e chi in un campo. Con il Ram e con il Raptor, scusate. Anche questa rotonda, ma non mi piace tanto, prova se riesci a tagliarla. Ma si tagliarla. È incredibile. È proprio un carro armato in tutti i sensi. Ma che figata. È divertentissimo anche stare qua a fianco. Buono, buono Mattia. Prima che ci arrestino. Usciamo ancora. Ce la svigniamo. Facciamo ancora quella rotondina lì, come piace a me, proprio tagliandola. La tagliamo per bene. Ecco così, via. Opla. Tac, bravo. Usciamo adesso qua alla prima sinistra e via. Full gas. Carro armato, non smetto di dirlo. Guardate come è forte anche. Nonostante il peso che tu sai di quanto.
30 quintali. 30 quintali, ragazzi. 30 quintali di macchina. Breve ma intenso. Tante, tante, tante emozioni, ragazzi. Macchina incredibile. Ora lasciamo un attimo riposare e passiamo alle conclusioni. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Sono qua accanto al mio Ram 3005 per un semplice motivo, ovvero mi piacerebbe portare nel canale prossimamente un video paragone tra questo Ram e il Raptor appena visto, magari anche un Dodge Ram 1500 Total Black, che vedrete anche quello presto sul canale. Che dire, ragazzi, se vi potesse piacere un video del genere, fatemelo sapere nei commenti, che farò di tutto per portarvelo al più presto. Detto questo, solite cose, lasciate tantissimi like, condividete il più possibile con i vostri amici video, andate a seguirci in descrizione, link di Instagram, il mio e quello di Mattia, e noi, svelatori, ci vediamo al prossimo video.